è appena conclusa la gara tra Catanzaro e Potenza. Il risultato finale è stato 0-2. I ragazzi di mister Euteri non sono stati cattivi sotto porta. I tiri nello specchio sono stati davvero pochissimi, mentre il Potenza qui a Catanzaro ha dominato e ha espugnato il Ceravolo. Ascoltiamo adesso la voce dei tifosi giallorossi. Loro hanno dimostrato veramente, se la sono meritata, hanno dimostrato di essere una grossa squadra. Una grossa squadra, abbiamo fatto una discreta partita oggi, però loro hanno dimostrato che sono superiori. Nel primo tempo il Catanzaro ha cercato di rispondere alle offese avversarie, ma poi ha ceduto il passo. Diciamo che la partita è stata bella, a me è piaciuta molto, abbiamo avuto azioni sia noi che loro. Noi siamo stati sfortunati perché non abbiamo concretizzato quell'azione di Nicastro, se l'è mangiato, poi la traversa che abbiamo preso, poi loro hanno fatto subito il gol. E hanno veramente dimostrato di essere un'ottima squadra. Complimenti al Potenza. Si devono solo vergognare dal primo all'ultimo, cominciando dal presidente e finendo al massaggiatore, questo, solo questo. Allora, una vergogna io totale. Dico soltanto una cosa, la situazione del 2018-19 praticamente rispecchia quello che è la situazione reale. Voglio dire, presidente Noto, anziché prendere 31 calciatori, ne prendeva 22, 23, 24, però manca sempre l'eccellenza di categoria. In che reparto? I soldi ed è la responsabilità del presidente. Poi andiamo all'allenatore. Ha cercato di assemblare una squadra, poi ha perso la lucidità e adesso è praticamente in ballo anche lui come tecnico, perché non abbiamo il gioco che avevamo l'anno scorso. A spezzoni noi riuscivamo fino a domenica scorsa a vincere qualche partita in casa, ma io la vedo molto dura per il futuro del Catanzaro. Catanzaro è riconoscibile. Potenza è una bella squadra, però Catanzaro è riconoscibile. Sta succedendo qualcosa, non è possibile che Catanzaro gioca così. C'è un colpevole. Ma non lo sappiamo, non voglio dire questo. Va bene, però il Catanzaro non ha mai giocato in questo modo. Cioè, due sbagli in difesa proprio da prima categoria, cosa devo dire? Ecco, sentite i fischi. Sta succedendo qualcosa, io non lo so che sta succedendo, però il Catanzaro non è il nostro Catanzaro. La difesa trema. E crolla, non trema, è già crollata, non c'è appiglio. Cosa si può fare per risollevarsi? Niente, ormai non si può fare più niente. Tutte le squadre sono più avanti di noi. Il Potenza è venuto qua, ha fatto la sua partita e l'ha vinta. È venuto per vincere, infatti con tre attaccanti ha giocato. Cosa che non abbiamo fatto noi, non riusciamo a fare noi evidentemente. Merito al Potenza o demerito dell'US? Il Potenza è merito, perché sicuramente è una squadra che è prima in classifica, i meriti ce l'ha, si è visto oggi. Che una squadra come si deve. Come recuperare questa situazione? Non lo so, comunque io da tanto che non vedevo una partita, ho visto che ci vuole un po' per recuperare. Ho visto un po' scarsi, più voglia, più concentrazione secondo me, però dico, no, non lo seguo tanto io. La prima volta qui quest'anno allo stadio? Io sì, erano 4-5 anni che non venivo. Mio figlio mi ha portato perché fa la scuola calcio a Catanzaro. Forza Catanzaro! Questi giovani pure, questi giovani. Sempre presente! C'è bisogno di un po' di entusiasmo? Sempre! Sempre, forza Catanzaro, dai! Che vince, che perde, forza Catanzaro! Si pensa alla trasferta in Puglia? Ma è una vergogna, come si può pensare alla trasferta con un allenatore che proprio non capisce niente? Secondo me è una vergogna, è veramente una vergogna, è indecifrabile una squadra che gioca in queste condizioni. Reggio è oggi col Potenza, proprio una vergogna. Le assenze hanno condizionato la gara? No, abbiamo giocato malissimo, è una mancanza di rispetto per i tifosi e per la società. Noi non discutiamo la società e avete offeso i tifosi e la società, principalmente l'ingegnere Noto. Dobbiamo andare sul mercato, ci vuole un attaccante, uno che te l'importa, un terzino. No, ci vuole gente che gioca a pallone, non dobbiamo avere... La difesa a ballo. Assistere a questo scempio. Non si gioca, ve ne dovete andare, chi non vuole giocare se ne vada da Catanzaro. Catanzaro vuole rispetto, ve ne dovete andare, l'ingegnere Noto.
noi non, no, la società, non, ingegneri, prendete i soldi, spendete a calci nel sedere, a materni carrelli, sti vagabondi, vagabondi, avete offeso la dignità della tifoseria del Catanzaro e di chi è morto per il Catanzaro. Qual è la tua disanima sulla gara? Io non sono un esperto di calcio, non sono un mister, non sono un direttore, sono sempre stato vicino alla società, ma un'inversione di rotta ci vuole, non so cosa serve, ma bisogna trovare il principale responsabile di questa situazione. Secondo me Riggio non doveva giocare, però. Per vincere bisogna spendere. Il presidente non spende. Dobbiamo prendere giocatori migliori. Si aspettava qualcosa in più. Guarda, sono sincero. Abbiamo meritato la sconfitta perché la squadra del Potenza si è vista che ha giocato nel senso in difensiva. Una volta che il primo tempo tu non hai usufruito di quelle situazioni che abbiamo positivamente abbiamo fatto, ti sei mangiato il gol. E allora è uscito fuori un Potenza che minimamente, tutto rispetto, è primo in classifica. Ha giocato bene, ha meritato la sconfitta, si può anche perdere, non è che non si può perdere. Quindi una sconfitta meritata. È stata una sconfitta meritata e è un Potenza che ha meritato la vittoria, non è che dobbiamo sempre dire che è il Catanzaro. Il problema è che purtroppo il nostro gioco non è stato a livelli ottimali, è il nostro gioco che giustamente è prevedibile perché ognuno ormai sanno come giochiamo. Il problema è che purtroppo facciamo azioni, non li concretizziamo e con la prima è unica, il primo tempo hanno fatto gol, il Potenza si è meritato la vittoria, bisogna dirle certe cose. C'è malcontento qua, tutti i ragazzi si lamentano, i tifosi specialmente. C'è grande amarezza e grande delusione per la prestazione della squadra, il Potenza non ha rubato niente, ha meritato la vittoria. Qui a questo punto è l'ora di analizzare la situazione e il presidente deve intervenire e prendere in mano la situazione. In che modo? Deve allontanare subito questo allenatore perché la squadra non lo segue, è evidente, stasera ne abbiamo avuto le prove, quindi questo allenatore deve andare via. Un allenatore che non si parla con il direttore sportivo, ditemi voi una squadra come può giocare, cioè una società, la società non può rimanere indifferente. Sono delle dichiarazioni pesanti e importanti. Io sono convinto che con un altro allenatore noi a quest'ora eravamo primi in classifica, mi dispiace, non è Auteri quello che conoscevamo quando purtroppo la disfatta di Roma con la Lodigiani, non è più quell'allenatore che conoscevamo, mi dispiace. Giusto, da quanti anni siamo in Serie C? Quanti sono gli anni? 110, 120, non lo so. Non siamo mai riusciti a costruire una squadra neanche per lottare ai playoff con squadre di categorie del girone A, girone B. Tanti tifosi, ma un epilogo tragico qui. Sì, molto amareggiato, devo dire molto amareggiato. Non me l'aspettavo, io pensavo che fosse almeno un pareggio, almeno, ma proprio una sconfitta, non ci meritavamo così. Cosa manca? Cosa manca a questa squadra? Attaccanti e difensori, e lo giudice se ne deve andare, che non capisce niente. Non è Auteri, perché se i giocatori sono questi, può venire pure Guardiola, così siamo. Una revisione generale, insomma. Ma assolutamente sì, quello che stasera abbiamo visto è stata la mancanza di grinta assoluta, assoluta. Abbiamo visto un Potenza giocare molto meglio rispetto a noi, con una squadra che sulla carta è molto minore rispetto a noi. Non si gioca così in Serie C si gioca con l'anima e col corpo, ma per rispetto a tutta questa gente, per rispetto a tutti questi. Il Catanzaro ha avuto timore della prima in classifica. Non solo questo, il Potenza è una bella squadretta proprio, è venuta dalla quarta serie mi pare quest'anno, in Serie C. Insomma, poi la città più piccola di Catanzaro pure, che l'ho vista Potenza, ma comunque... Speriamo un futuro migliore. Speriamo in un futuro migliore. Speriamo. Oggi ci consoliamo che il Catania l'ha perso pure. Ma guarda, la cosa è molto semplice. Catanzaro ha una storia, ha un passato importante. Quindi per questo passato e questa storia prima o poi torna sempre. Vedi il pubblico più numeroso, poi puoi vedere i 12.000 spettatori. Allora se in una piazza importante come questa di Catanzaro non inserisci 4-5 elementi di categoria superiore che hanno una certa personalità, qua campionati non se ne vincono, perché c'è un momento in cui la storia è importante, il passato ritorna sempre. Tu ti chiami? Sono Gindo Omar. Ah, bravo, peccato per la partita, però ci rifaremo in futuro, cosa dici?
Ok, così il futuro vanno bene partite, sono molto contento, però diciamo prossima volta speriamo bene. Ma una gara un po', direi sfilacciata come situazione, una gara all'interno della quale la squadra non ha mai trovato, nonostante abbia mantenuto il possesso palla, un fraseggio, qualcosa che la rendesse efficace in avanti o interessante. Cosa non ha funzionato? Beh, non saprei, credo che non ci sia, cioè che i vari reparti tra di loro non siano molto coordinati. In campo dall'inizio fino alla fine, però purtroppo è andata così, abbiamo fatto quattro tiri in porta almeno per tutta la partita, il secondo tempo pure, però c'è, possiamo dire che... Una traversa, ahimè. Purtroppo è... Non è che si può andare contro... Nicastro zero, proprio zero. Vabbè, ma comunque dobbiamo supportarli dall'inizio fino alla fine, nel bene e nel male dobbiamo sempre tifarli. E anche in questi casi dobbiamo supportarli sempre di più. Possiamo dire, come potiamo dire, che non bala, ma... L'arbitraggio non bala. Vuoi dire qualcosa? Come? Che i giocatori che non buttano il sangue non balano. La prima volta qui allo stadio? No, la seconda. Vorrei dire che... Ci rifaremo, sono sicura che ci rifaremo. E forza Catanzaro sempre!